Dani, ma dai, ma cosa stai facendo? Sto infilando il cavo di rete. Sì, ma su certe cose non hai più. Ah! Poi hai preso. Cioè, ma si può sapere come mai tutto questo casino? Tutto questo casino perché dobbiamo collegarci con Mrs. Mille. Ho capito, ma neanche dalla Luna alla NASA c'era un casino così. No, sai, gli schermi wireless, le cose, no? Ci stiamo attrezzando un po' per fare tante cose. Ci stiamo lavorando. Vedo che poi anche col treppiedi. Col treppiedi? Andiamo avanti. Ascolta, ma chi è che c'è oggi poi, mi hai detto? Mrs. Mille. Mrs. Mille? Sì. Che ci presenta il suo ultimo singolo. Allora, ma scusami, la chiamiamo? La chiamiamo subito. Sei riuscito a collegare, dai, vedi di sistemarla. Va bene, dai, sigla. Sigla. Radio Bruno. Radio Bruno Extra Time, ho il piacere di avere qui con me, di fare, seppur virtualmente, di fare una bellissima videochiamata con Mille. Ciao Mille, lei si chiama Elisa. Ciao. Come va? Bene, bene. Avevo fatto un attimino un doppio touch sullo schermo, quindi avrei visto anche il resto della stanza che è un po' in disordine perché sono tornata tardissimo questa mattina, perché ieri c'è stato il mio primo concerto in band in assoluto, perché questo progetto comunque nasce, il mio progetto nasce in pandemia, quindi insomma per tanti motivi non c'è mai stata l'occasione, quindi sono tornata tardissimo stamattina perché ieri è stata una bellissima serata. Diciamo che questo video sarà sicuramente pubblicato nel gennaio 2023. Oggi noi stiamo registrando il 17 di dicembre 2022 e ieri sei stata protagonista di un grandissimo concerto e ti crediamo che sei provata da queste fatiche. Ma in verità che poi, sai, quando uno finisce di suonare esce fuori senza cappotto, senza... e dopo aver sudato un po' e quindi niente, mi sono presa mezzo raffreddore per ovvi motivi ed è insomma un raffreddore che comunque ringrazio perché scusatemi, ma che ringrazio perché vuol dire che c'era tanta gente da salutare e però la prossima volta mi metto il cappotto vicino il palco così posso subito uscire senza prendere malanni. Parliamo del tuo ultimo singolo. Allora, è uscito anche questo, è uscito ieri, venerdì 16 dicembre, e ho scritto questa canzone lo scorso anno, diciamo che tutte le canzoni che sto pubblicando, alcune le ho scritte nel 2021-22, perché insomma è un po' la fotografia di un... Certamente. Come? Ognuno la scrive anche quando ha tempo, quando ha la vena poetica che scorre nel modo più vigoroso, insomma. Sì, e poi le canzoni hanno anche bisogno di, come dire, sedimentarsi, perché poi sono tutte fotografie di pezzi di vita e mi sento dire di non avere mai l'ansia da prestazioni per quanto riguarda la scrittura, perché devo prima vivere e... Se non vivo e non vivo le cose, non incontro persone, se non mi approccio proprio con la vita stessa, poi non ho niente da dire, quindi mi sento proprio di dire che quando scrivo è proprio perché devo immortalare un momento storico. Ho aspettato poi a pubblicare tutte queste canzoni perché aspettavo un momento più confortevole, insomma, che non riguardasse solo me, ma proprio tutti noi. Cioè con le zone rosse, i lockdown, certo. Era un po' più complicato poi dar luce a qualcosa che stava dentro il mio hard disk nello studio di registrazione. E, questa canzone che si intitola Touché, diciamo manda a quel paese con tanta eleganza una tipologia di maschio alfa che crede di essere la luna invece è solo un lampione, come per citare un pezzettino di frase
del testo. Ce ne sono ancora tanti di questi. Come? Ce ne sono ancora tanti di questi maschi alfa che si credono la luna e invece sono dei lampioni. Che poi ovviamente non è solamente il maschio alfa, ma ci sono anche senz'altro donne che saranno in questa maniera, come io descrivo nella canzone. È una canzone ironica, dove ballo, anche probabilmente nel videoclip poi in verità, e dove mi diverto comunque, sono sarcastica, ironica e mando a quel paese con tanta eleganza, insomma, tutte le cose che mi stanno, certo, mi stanno simpatiche. E, è una canzone che mi piace ballare, e specialmente poi ieri è stato bellissimo vedere la gente ballare sotto il palco e cantare contemporaneamente. Quindi per me è stato un piccolo gol, proprio vedere la reazione della gente. E come è passato l'estate dopo il successo di Signorina? Dunque, è stata un'estate molto bella, anche inaspettatamente, perché appunto c'erano tanti punti interrogativi, e invece l'ho passata a suonare, ho aperto i concerti di Carmen Consoli, di Max Gazzè, e ho fatto tanti altri concerti un po' in giro per l'Italia, con la mia chitarra elettrica rosa, ho avuto insomma tutti i concerti comunque in acustico. Come? E con i tuoi capelli cotonati? Sì, sì, ma in verità sono proprio così della natura, perché io non li asciugo, e quindi questi sono, sembrano cotonati. Questo aspetto così anni 50-60, proprio naturale. Sì, 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 è proprio aria di casa, abbastanza calda, perché mi passano i tubi dei termosifoni fuori, quindi comunque ho la fortuna di avere una casa molto calda. Non li asciugo, già, proprio li un po' li asciugo con l'asciugamano, ma poi li lascio così all'aria, e nel frattempo faccio cose, anche perché se dovessi asciugarli impiegherei 3 ore. E quindi diventa complicato poi, certo, una giornata di insomma di 28 ore mi servirebbe per stare al passo, al pari con le cose che devo fare. E nel futuro immediato o a medio termine di Mille cosa troviamo? Cosa troveremo? Dunque, allora, questa è stata la data zero del tour, diciamo, quella di ieri. In primavera, un po' inoltrata, ci sarà molto probabilmente il disco e una serie di concerti. Quindi in questo momento, cioè proprio oggi, mi godo tutto quello che è successo ieri. Ci sarà un altro pezzo, un altro singolo che uscirà non prima di marzo. E poi il disco che finalmente farò uscire, c'è già il titolo, c'è già la tracklist, wow, è comunque già pronto da un po', e mi sembra il caso di farlo uscire, insomma. Insomma, il 2023 non ti vedrà ferma di sicuro. Senz'altro no, anzi, sono... Anche proprio la data di ieri mi ha dato veramente tanta energia, perché mi sono veramente tanto divertita, è stato bellissimo vedere la gente che si divertiva sotto il palco. Il locale era pieno, per me inaspettatamente, perché sto iniziando adesso, cioè realmente, cioè per me questa estate è stata la prima estate in cui ho iniziato a portare in giro il... Un certone del 1° maggio, tu... Esattamente, è tutto da lì. Grande successo, tra l'altro. Grazie. E quindi assolutamente voglio ripetere numerose volte tutto quello che è successo ieri. Elisa, ricordiamo i tuoi social, Mille, quindi sicuramente su Instagram, Facebook. Sì, su Instagram io mi chiamo Mrs. Mille. Nome più azzeccato, insomma, non potevo trovare, mrs.mille,
E poi c'è la pagina Facebook e poi su tutti i digitali, i negozi digitali, insomma, ci sono le canzoni che ho pubblicato. Certo, ma tanto noi ci sentiremo ancora, perché di tanti, avremo tante cose di cui parlare prossimamente. Grazie mille a Mrs. Mille, ecco, perché così si dice in modo regolare, e ci vediamo alla prossima. Magari anche senza. Ciao!